qua. È arrivato Castori dopo. Mettiamo a posto con la telecamera perché così ti si vede bene in viso. Grande Pep. Neanche, non sei stressato, Pep. Sei in forma. Io voglio sapere come era la partita l'altro giorno. Mi hanno detto che ha avuto una grande, grande performance. No, io l'ho vista, Pep. Per prima cosa devi spiegare a Pep perché non c'eri tu, Anto. Allora, io non c'ero perché io non posso giocare con Bobo che pesa 135 kg. Uno. Poi, due, Ventola, il primo passaggio che ha fatto, ha tirato... Ha beccato il centrale dove stava giocando Nadal. Ha tirato in tribuna. E poi tre, ho visto della gente, Pep. Io quando giocavo mi ricordo la gente fine, magra. Ho visto Candelà sembrava mio nonno. 140 kg. Però Candelà ha fatto due gol, Candelà di classe. Pure, no, lo so, però Pep, tu te lo ricordi Benzà quando giocava con noi? Yeah. Mamma mia, giocatore fantastico. Correva avanti, esatto. andava. Grande qualità, era magrolino, adesso pesa 140 kg. Si è mangiato pure il Colosseo, si è mangiato. Cioè, quindi tu Anto hai giocato con Peppe? Io ho giocato con Peppe, ho giocato un anno. Panchina, dillo Peppe. Antonio. Eravamo in panchina tutti i giorni tu e io e Battistuta. Tutti i giorni. Allora, Peppe, mi dici sta cosa qua. Ok, sono d'accordo, con te stavo in panchina. Però c'era un problema. Battistuta non ce la faceva più, te lo dico io questo. Due, c'era il mister Capello, che io gli voglio tanto bene. Palla avanti! E non voleva giocare, è normale che io ero in panchina. E poi ha avuto sempre palla lunga dopo. Però ascolta, Anto, dici cosa ci hai detto anche prima che venisse in collegamento Pep. Sì, di cosa? Nel senso che anche lui non lo vedevi così in forma, come negli anni d'oro. Diglielo anche in faccia. È vero. È una merda. Perché io se ti devo dire una roba, te la dico. Io mi ricordo... No, tu quando giocavi, anche in allenamento... La palla andava, No, due tocchi! Se uno faceva tre tocchi, chiamava, dice, amico, vieni un attimo qua, e dobbiamo giocare due tocchi. E bisogna correre! E io facevo un po' fatica a correre. Facevo una fatica a correre, mamma mia, ragazzi. Anto, tu eri pazzo anche quando c'era lui? Facevi pazzo tutti i giorni anche quando c'era Peppe? Quello lo può raccontare Peppe, non lo so. Una domanda, Anto, se ti allenasse Peppe, fai quello che ti dice lui? Ma no, mi mette fuori rosa dopo un minuto. Mi mette fuori. Non l'avrebbe mai preso, Pep, mi sa. Ma no, ma ragazzi, io non ho mai voluto allenarmi. Non mi piaceva allenarmi, mi piaceva giocare a calcio. Però noi avevamo una squadra clamorosa, Anto, però si faceva fatica. Anto, se tu giochi con Messi e sì. Messi ti dice, Antonio, devi correre per me, corri per lui o no? Ma stai scherzando? Lo prendo in braccio e corro con lui. Ma stai scherzando? Lui lo ascolti allora. Ha chiamato il figlio così pure. Ho chiamato Lionel, mio figlio, e di Messi. Se lui mi dice, domani mattina vienimi a prendere alle 7 a casa, io alle 5 sono giù a casa sua. Ma stai scherzando? Ma ragazzi, non scherziamo neanche. Quindi ti piace Messi, Ma Peppe, io ho chiamato Lionel, mio figlio, per via di Messi. Io e la tua moglie l'ho accettato? Allora c'è un problema, che mia moglie, siccome comanda lei, lo puntualizzo perché sennò si arrabbia e stasera dormo fuori e non mi piace dormire fuori. L'idea sua era chiamarlo in un altro modo, ed era il nome Manuel, come il grande immenso estiarte, esatto. Esatto. Manuel, arriva a un certo punto, quando ha partorito, io ero felice di vedere mio figlio, arriva a un certo punto e mi dice la dottoressa, dice, signor Cassano, deve venire di là, che è nato Lionel. Dica a mia moglie, non ho capito, ma è il nostro figlio? Dice, sì, ti ho fatto il regalo. Dica, amore, io ti amo tanto, vado a vedere mio figlio. L'ho lasciata. Peppe, è così forte Messi? Fortissimo, è più forte. È una roba la perfezione.
al di là della qualità e la sua testa, la mentalità. Io in 4 anni che è stato con lui, aveva fatto tante partite, non ha perso una partita, non ha perso una. E se la perdeva, se la perdeva il caso, se andava dell'allenamento. A forza mentalità sono quelli che sono 4-5 in tutta la storia che hanno qualcosa di diverso al di là della qualità individuale che tutti vedevano nella sua mentalità. È bella quella il 7, l'8, il 9, il 10, l'11 più forte, quella che hai detto te. È bella quella, il 7, poi, l'8, il 9. Può giocare dappertutto, no? è fortissimo. Beh, mi racconti l'aneddoto di Barcellona Real Madrid 2-6 per noi del Barcellona, perché io sono del Barcellona e lo puntualizzo. 2-6, veramente quello che poi è uscito, è venuto fuori che tu l'hai chiamato nel tuo ufficio alle 10:30 di sera, che gli hai detto che arriva a un certo punto della partita, lui faceva il centravanti. Ma devo dire, Antonio, che 10:30 in Barcellona eravamo troppo professionisti e già dormevamo, quindi è troppo tardi quella ora. Ok, va bene. ma questo non è una cosa nuova. Io ricordo il primo anno in Barcellona quando giocavo con Johan Cruyff, Laudrup faceva il centroavanti. Michael Laudrup faceva quel ruolo. Venire sotto, lasciare due centrali senza marcatura, e quella era la situazione, per tenere tanti passaggi, corto passaggi, un uomo due in più in mezzo, e se loro decidono il centrale salire a prenderlo a 30, 40, che a 10, 15 metri alla schiena del centrale e attaccarli. Questa era l'idea. Io l'ho imparato con Johan Cruyff, con Laudrup nel Barcellona, il primo secondo anno, fino che è arrivato Romario già era un punta più lì, come Bobo, come più attaccanti, più in quella posizione. E in quel momento nel Barcellona sempre ho pensato che Messi in quel ruolo di Laudrup era perfetto. Primo perché toccava più palloni. Quando giocava all'esterno, quando facevano marcatura più stretta ai terzini, faceva 10, 15, 20 minuti che non prendeva palla, e questo non ci interessava. Quindi sempre ho pensato che il più forte deve toccare più palle che gli altri, che gli scarsi. E se questo è il più forte, devono metterlo in un posto dove tocca più palloni. E se non lo tocca, scendendo un po' come centravanti, vai a fare il centrocampista centrale. È uguale, ma devi toccare i palloni. E in quel momento che ho visto il Madrid che faceva qualche movimento là nel mezzo, e ho pensato, dai, questo è il giorno buono per portarlo. Ma io quello ho imparato io con Cruyff, con il Barcellona, quando giocavamo insieme con Michael Laudrup. Quello è stato... Allora, Pep, ti facciamo vedere un minuto e mezzo di video, che dopo parliamo del Dream Team. Fai vedere, Max, dagli esordi di Pep alla Coppa Campioni. Che bello questo video, l'abbiamo preparato, l'abbiamo estrapolato, che carino. Grande. Avevi il 10, eh? Come... Che ragazzi, che giocatore. Sì. Messi e Maradona, eh? Che giocatore. Metti la musica, Max. Vero. Questa è la musica. Tanti capelli, eh? Giusto. Giusto. Ma se mostrate il gol, in 10 secondi è finito. Ma infatti sta finendo, eh? Finendo. Oh, che bel momento, eh. Vabbè, adesso io sto vedendo queste robe qua, io ho avuto la fortuna di giocare con te. Tutti ovviamente parlano dell'allenatore, e l'allenatore non è che bisogna dirlo qua, lo sai bene. Tu eri un giocatore favoloso, fantastico, e io mi ricordo quando tu giocavi, oggi il giocatore più simile a te, e poi mi devi dire se ho ragione o meno, Busquets, che l'hai lanciato te, che gioca con intelligenza, due tocchi, sa giocare, sa far girare la squadra, mi ricordi molto quando tu giocavi Busquets, perché Sergio Busquets, tanta gente... Non dai meriti che lui ovviamente è un giocatore fantastico. Hanno sempre parlato giustamente di Xavi e Iniesta, ma Busquets è un giocatore favoloso, un giocatore intelligente, sa verticalizzare, sa giocare. A me mi ricorda, Busquets mi ricorda quando, come giocavi te.
Ma se tu non mi hai visto mai giocare, Antonio, eravamo sempre in panchina. Ma no, no, in allenamento. Ma no, ma lì alla Roma c'è troppo. Anto, ho capito perché dopo sei mesi è ritornata a Brescia, non ce la faceva più a sopportare. Quello è vero. No, ma Pep, è quando tu giocavi. No, ma vero. Quello che mi ha fatto ridere Antonio Spogliatoio nel campo non lo dimenticherò mai. Sei un ragazzo, te lo giuro. Quello che mi sono divertito un sacco. Purtroppo io devo dire che la Roma è già abbastanza finita. Mi dispiace, ma ho arrivato già in una bella condizione come giocatori. Busquets è troppo forte, è molto forte, molto molto intelligentissimo, capisce tutto. Non ha una grande fisicità, ma per la sua intelligenza è troppo. È molto forte. Guarda, per sopravvivere una squadra del Barcellona a 10 anni, 11 anni, devi essere forte, se no ti prendono il posto. Ma è molto forte, ma la cosa più bella di questo ragazzo qua, che è molto umile, hanno sempre parlato giustamente di Xavi e di Iniesta, però io questo ragazzo qua non l'ho mai sentito una volta parlare mai una roba fuori posto. Un ragazzo intelligente, è un giocatore che a me fa impazzire. È un giocatore favoloso. Antonio, e il centrocampista centrale devono essere così. Si parlano troppo, riescono troppo, non possono essere centrocampista centrale. Perché devono pensare per gli altri e questo pensa per gli altri. Questo fa buoni gli altri, non gioca mai per se stessi. E Sergio è la sua qualità. E Pep, dimmi una cosa, la sua eredità o la sua continuità la dà Rodri? La continuità. La sua continuità di Busquets anche nella nazionale spagnola la dà Rodri? Come... La può fare, con il tempo la può fare, sicuro. Dobbiamo aiutarlo, ma la può fare. Comunque Pep, hai avuto secondo me i tre centrocampisti insieme più forte della storia del calcio, perché io 10 anni fa venivo a vederti col Barcellona, io venivo, pagavo il biglietto, prendevo l'aereo e venivo a vedere tu Barcellona, perché dentro di me dicevo, una squadra così, eppure noi abbiamo giocato con giocatori forti, una squadra così non la vedremo mai più. Io ho visto 4-5 partite tuoi, quando c'è del tuo Barcellona, e io ho visto quei centrocampisti, ragazzi, che non sbagliavano una palla per i 90 minuti, non sbagliavano niente, cioè una squadra perfetta, una roba devastante, mai visto una cosa del genere. Sì, eravamo fatto un gruppo incredibile, soprattutto quello che Tomessi, la sua mentalità, avevano tanti di questi, erano animali competitivi. Io ho imparato tanto di loro, ma tantissimo, di come uno essere ogni 3 giorni dai e vincere, al di là della qualità, perché senz'altro ce l'hanno. Uno voleva essere più forti degli altri, nella stessa squadra, e non dell'opponente, la stessa squadra. Avevamo fatto un gruppo. Io sempre l'ho detto, ho avuto la fortuna di che abbiamo preso, per me, il giocatore più forte di tutti i tempi. È un'età dei 23-24 anni, che era giovane, ha preso il 10 quando Ronaldinho è andato via, e poi ho preso 6-7-8 giocatori dell'Accademia, della base di Barcellona, con l'età giusta, 24-25-26 anni. Poi stranieri fortissimi, Barcellona sempre lo può acquistare, 2-3. Con Samuele Eto'o, con tutti gli altri, e tutti quello, e nello stesso momento, le stelle hanno fatto, nah, il momento di stare tutti insieme, e hanno fatto, non soltanto direi 4 anni con me, quando ero stato insieme, con Luis Enrique, poi con Neymar, Luis Suarez, hanno fatto una decada al Barcellona straordinaria, ma soprattutto per quello, giocavano le finali come un amichevole. Io dico, cazzo, giochiamo la finale della Champions, giochiamo la finale della Coppa, amichevole. La consapevolezza ce la facciamo. Io sono venuto a Wembley a vedervi contro il Manchester United. Yeah. E, cioè, niente, non hanno mai toccato la palla in 90 minuti. Non hanno mai toccato il Manchester. Mai, ha fatto un gol che non si sa come, ma 90 minuti senza niente, tutto souplesse. Non sudava nessuno. Erano molto forti, molto forti, molto, molto, molto. Mentalità di Puyol, di Abidal, il portiere Victor, tutti, Busquets, che Dani Alves, mamma mia, Dani Alves, si parlava di Candelà, immagina Dani Alves come andava su e giù. Vero. No, erano, e poi erano grandi amici, si portavano bene,
E poi aveva una cosa molto importante, i ruoli della squadra. Quella cosa più importante è fare la squadra. Tutti sapevano che Messi